Buongiorno, good morning. Here we are again, ready for another chair yoga session. Siamo pronti per una nuova sessione di yoga sulla sedia. Mentre aspettiamo che arrivino tutti, prendiamo contatto un secondo con il respiro. Just while we're waiting for everybody to arrive, just contact our breathing a second. Bene, buongiorno! Good morning! Ah, bello, guarda, c'è Kali nell'albero dietro, gli lascio spazio. Ma Kat is in the tree, look! Look how beautiful she is! Ah, Kali! È già scesa! Vabbè, mi emoziono sempre quando vedo i gatti che arrampicano negli alberi, trovo una delle cose più belle del mondo. I always get very excited when I see cats climbing in trees. Anyway. Back to noi! Allora, pronti con le nostre sedie. Ready with our chairs. Troviamo anche una posizione un po' più comoda. Let's try and find a really comfortable way of sitting on the chairs today. So, così siamo belli dritti. We're like pretty straight, you know? Our chin is slightly in, slightly. Cioè, rientriamo leggermente il mento. Non troppo, non dobbiamo stare così. Questo è solo poco, just a little bit, chin in, and this lengthens the whole of this back bit, questa lunga, questa parte dietro, no? E possiamo anche prendere questa tirarci su, ecco. Ci allunghiamo su. Bene. Yeah, we lengthen ourselves by pulling the tuft of our hair on the back there, and this comes up. Stare dritti non è rigidi, non è stare rigidi. Se sono così, cosa succede ai polmoni, agli organi? Si comprimono e già mi sento depresso. Ok, so if I'm like this, my lungs are being squashed, my organs are being squashed. And I already start to feel like a bit depressed. Allora siamo su, ci tiriamo su. Anche lo sguardo è importante, che non lo guardiamo giù, né guardiamo su, guardiamo orizzontali per quanto è possibile. Anche quello è legato all'aspetto psicologico. So also like our gaze, if we look too down, this is already making us depressed. Looking up. I don't know, but looking horizontal is what we're after. Forse ci appoggiamo esageratamente da una parte o dall'altra. So just checking to see if we're too much on one side or too much on the other, and just finding the center between it. Ci troviamo il centro, così. Bene, allora siamo pronti? Prendiamo solo il giusto momento per sentire effettivamente come stiamo stamattina. Ok, let's just take a moment just to feel how do I feel this morning? Ho dormito bene? Ho passato dei sogni agitati? Ho dormito male? Com'è il mio stato d'animo? So just checking in with ourselves, how do we feel? Did I sleep not so good? Do I feel disturbed by something? Do I feel happy today? Tutto questo qua. Quello che c'è, c'è. Ok? Questa è la cosa. Però li incontriamo e poi creiamo distanza. So we meet this feeling and then we create some distance. Bene, profondo con le braccia. Ancora.
Ok, facciamo insieme, let's do it. So breathe in. Up, 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 up. Su e espirare. Inspirare su. Espirare. Inspirare tutte e due le braccia. Su, up, up, up. And down. And the other way. Inspiriamo su, espirare giù. Inspirare su, espirare giù. Inspirare tutte e due. Sentire come già si riattiva tutto. Feel how already we're starting to be more activated, more centered. Let's do it again. So really empty. Da vuoto a pieno. Su. Su. Espirare. Con le braccia. Ancora. Sentire un momento gli effetti, feel the effects a moment, eyes closed. Arms up. Hold the breath, tratteniamo il respiro pieno e leggermente molleggiamo indietro, opening behind. Espirare. Ancora. Espirare. One more time. Espirare. Bene, very good. Rub our hands together. Così, inspirare. Espirare. Ci diamo un piccolo abbraccio, give ourselves a little hug. Breathe in. And breathe out. La testa va un po' giù, la schiena un po' si rotonda. The head goes down a little bit. And the back sort of rounds off. Brilliant. so now, swimming upwards. Nuotiamo in verso l'alto, inspirare su. Contrario, backwards. Brilliant! Strofiniamo le mani ancora. Anzi, mentre strofiniamo le mani, battiamo anche i piedi. We're gonna like stomp the floor a tiny bit. Ok, brushing the legs,
Spazzoliamo le gambe, braccia. Bene, allora facciamo questa mappatura del respiro. Do this breathe mapping. We'll do it a little bit quicker. So put a hand on the belly, hand on the chest. Very delicately. Activate a breath where we're coming towards our hands. Dolcemente attiviamo un respiro un po' più profondo che va incontro alle mani. Se ci concentriamo meglio, chiudiamo gli occhi, intanto vi dico quando cambiate. Cioè, suggerisco quando cambiate. So, if you like, close your eyes to concentrate a little bit more. Scuotere leggermente le mani. Già così andrebbe bene, ma facciamo tutto quanto. This would already be enough, you know, to contact our breath again. But we want to reactivate this spherical breathing. Vogliamo veramente attivare questo respiro sferico e quindi facciamo tutto quanto la pratica. Quando iniziamo a perdere un po' il senso del reale, stando nello stesso posto per tanto tempo, tornare il respiro ci può essere molto d'aiuto perché è qualcosa che sentiamo, no? È qualcosa, ecco, ci sono. Questa è qualcosa su cui posso appoggiarmi, no? Il mio respiro. So when everything starts to go a bit strange around us, we don't know what's real anymore, perhaps because we're in the same place all the time. I don't know. We all have different reactions to this moment. Our breath could be an incredible anchor into coming back to ourselves and to what is real, if we like. Ok, mani sui fianchi, hands on the sides, on the soft bit, sulla parte morbida, non dove è duro, ma un po' sopra qua. Un pollice dietro, thumb behind it. E qui dolcemente respiriamo, incontriamo le mani. Bene, molto bene. Alziamo le mani sulle costole, gomiti leggermente in avanti, hands on our ribs, the elbows a little bit further forward. And again, when we breathe in, we meet the hands. Quando inspiriamo, incontriamo le mani. Se vogliamo, immaginiamo un cilindro che espande e che contrae. If we like, we can imagine a cylinder that expands and contracts in this area. Bene, scuote le mani. Piano piano, praticate, pratichiamo queste cose qua e miglioreranno. La qualità del respiro è molto legata alla qualità del pensiero, fa scorrere di più l'emotività. Veramente vale tantissimo la pena investire in questi esercizi per il respiro. So, I was just saying, so,
practice these exercises, practice, the more fluid our breathing becomes, the more fluid our thoughts are, emotions, they move easier, and the quality of our life goes up with the quality of our breathing. La qualità della nostra vita aumenta a base della qualità del respiro. Ok, mano dietro e mano qua, faccio vedere, ok, mano qua, o così, o like this, and this one like this on the back here. È possibile che non sentiamo alcun movimento d'aria qui, però noi mettiamo le mani lì, sentiamo il punto dove c'è il contatto, e mandiamo, piano piano, mandiamo il movimento respiratorio lì. It could be that we don't feel anything in these spots where our hands are. Like any breathing, let's say. But just concentrate on where the hands are, feel where they are. E piano piano, and slowly, very slowly, some movement will start to arrive there. Ok, tornare, perché può essere un po' scomodo per i polsi. Ok, come back, because it could be a little bit awkward for our wrists. Shake your hands. Now, up above, ok? So either like this, or like this, or crossing. Sentire proprio bene che inspirando si solleva. Really feel that when we breathe in, this goes up. Ok, scuotere, poi l'ultimo movimenti, the last movements of the breath mat, one hand really low on the abdomen, una mano molto bassa sull'addome, l'altra un po' scomodo sulla sedia, trovate una mano sotto il pavimento pelvico, one hand on the perineum, on the pelvic floor, e respirare qui. Okay, very delicately move the hand, another hand, gently. Piano piano muovere le mani, sentire l'effetto di tutto. Bene, volendo si potrà anche ripetere giusto fino a qua di questa registrazione per, come dire, far entrare meglio ancora questo lavoro. We could repeat this part of the video up until now if you wanted to in the next few days just to really get this home, perché i benefici ce ne stanno, no? Poi magari mi dite dopo come vi sentite, però io mi sento molto più centrato, molto più espanso, tridimensionale. So perhaps you tell me how you feel after this afterwards, with a message or whatever you like, or comment here. And I was just saying, yeah, I feel much more three-dimensional, much more centered inside this three-dimensional, much more present in my body, and I'm always amazed how this simple exercise, how powerful this simple exercise is. Sono sempre molto meravigliato di quanto è potente questo esercizio.
così semplice. Sì, da fare poi un mese, non lo so, un mese. Ci vuole un mese per cambiare abitudini, no? Più o meno. We could do it for like a month. We need like a month to change our habits. Like our mental physical habits. Deep breath. Ancora. Bene. Allora. Vediamo, apriamo le gambe. Open our legs, put our elbow on one knee, and we're gonna do some circles with our breath like this. Breathe in and breathe out. Okay, great, the other side. Brilliant. This hand in air, breathing. Respiriamo qui, dove abbiamo messo le mani prima. Quindi qua, dietro, davanti. So we're gonna breathe in this position where we've had our hands before. Aprire, aprire. Espandere il respiro. Testa dovrebbe essere comodo. Head and the neck should be comfortable. Ok, piano tornare. L'altro lato. Respirare, breathing. Ok. Ecco, bracciare il ginocchio al petto. This gives us the possibility to breathe a little bit deeper with our bellies. Questa è già la possibilità di respirare un po' più profondamente con la pancia e sentire come comprime con la gamba. Non dobbiamo prenderlo il giusto. We'd have to like really force to hold our knee. Just the right amount. Dolcemente spingiamo il ginocchio leggermente indentro e cercare un po' di girare l'altra parte. We could push a knee over a tiny bit and turn around the other side. Very good, molto bene. Così. Ormai è un classico questo qua, this is already like a classic, no? This one, this position here. E la possiamo fare quando mangiamo, quando siamo davanti al computer, quando guardiamo, non so. Whenever we're sitting. We can do this position whenever we're sitting, if we want to. And we feel it loosening in here. Ci fa bene. Avanti un po'. E chi vuole giù tutto? Who wants to go down a little bit further?
tornare su, come back up again, let's give our foot a little rub, c'è un piccolo massaggino al piede. Sempre meglio fare questi esercizi senza scarpe, eh? Like a rug on the floor or something, con un tappeto per terra o qualcosa. Meglio fare questi esercizi senza scarpe, cioè che respirano un po' i piedi. Ok, giù. Pensavate che avevo dimenticato, eh? You thought perhaps I'd forgotten. Respirare molto con la pancia, breathe deep with the belly. Questo potrebbe essere anche così, eh? Potrebbe essere anche così per qualcuno. E va bene. This might be where you are, you know? Some of our hips are a bit sore. Qualche lag può essere un po' dolorenzide. Va bene, voi piano piano. Se non c'è problema. Cioè, portate dove puoi. Potete. Ok. Very gently. Bend over. Molto dolcemente piegamolo un po' in dentro. Bene. And down forwards. E se volete andate proprio giù. Yeah. If you want, go all the way down as far as you can now. Relax the head, rilassate la testa. Su il piede, nice foot rub, e giù, andiamo giù, rilassare la testa, sentire il respiro in tutta la schiena, so really feeling the breath in the whole of the back. Se potete provate con le gambe unite, se no con le gambe aperte, ok? With the legs together it's a bit more, it squashes a little bit more. Con le gambe unite preme un po' di più e non a tutti gli piace. Per il respiro è meglio che la sentiamo di più, ok? Se no anche così con le gambe aperte va benissimo. If not with the legs open, perfect. Rilassare la testa. Molto delicatamente tornare su. Very, very slowly come back up. Sentire la testa che gira un po'. Feel the head a little tiny bit dizzy. L'unica cosa da fare è respirare tranquilli. The only thing to do is just to breathe. Or come up a bit slower. Tornare un po' più lenti la prossima volta. Profondo le braccia.
Allora, prima di salire in piedi, before we get up, let's make this movement. Facciamo questo movimento. Faccio di lato così vediamo meglio. Vado in avanti. Testa giù. Lenti. Lenti, slowly, lentamente, sentire tutto. Bene, piano stop. Slowly come to a still. Sentire gli effetti. Listen to the effects. Molto bene. Allora, alziamoci piano, piedi. Equilibrio. Hold the leg like this, hold the chair, or like this. Tenete la sedia o col braccio qua, lontano. Molto importante l'equilibrio, eh? It's really important, the balancing. Importante concentrarsi sul respiro profondo di pancia. It's important to get really deep belly breathing, it helps with balancing. Ok, piano giù. L'equilibrio è molto sensibile anche sui pensieri. Appena arriva un pensiero, che perdiamo l'equilibrio. Molto analogico. Non volevo dire così, vabbè, mi avete capito? When we get balance is really thought dependent. If we have a, like a little thought, our balance is completely thrown out. Ci aiuta a fissare un punto fermo. Trovate qualcosa nella stanza, è meglio. Respiriamo con la pancia. So we're fixing our gaze on something in the room. Benissimo. Facciamo quello lì classico anche per allungare la schiena. Let's do this one for opening our shoulders and our back. Non dobbiamo, come dire, selare troppo i lombari, più qua, più. Piano tornare. I talloni sono a terra, the heels are on the ground. And we're gonna breathe in and breathe out. Inspirare. Espirare. Inspirare. Espirare. In. Excellent! Cambiamo lato.
Inspirare su, breathing up, breathing out down. Excellent! Torniamo seduti. Sentire un po' gli effetti di tutto quanto. So I'm feeling the effects on the whole system, my whole body. Okay, put the hands together. Dobbiamo arrivare. Molto velocemente ripassiamo questi punti, ok? We'll just go very quickly go through the whole of these points again, just to get it really home and get extra benefits, per impararlo bene e trarne ulteriori benefici. Due respiri in ogni punto, ok? Gonna do two breaths in each place. We're going to shake the hands a little bit. Sentire gli effetti, listen to the effects of the whole practice. Osservare e visualizzare questa sfera che espande e ritorna a un punto immaginario. So we're imagining like the whole breath is now expanding and then contracting to the same imaginary center point. Close the eyes, chiudiamo gli occhi, immaginiamo questo respiro sferico. Immaginiamo e sentirlo. Imagining it, also feeling it. Piano apriamo gli occhi, we slowly open the eyes, hands on the belly, three deep A sounds, tre suoni bassi A, provo a aumentare ancora di più questi effetti, really to increase these benefits even more.
sides, sui lati, petto. Ginocchia, hands on the knees, feeling effects again just for a few seconds, sentire i benefici ancora qualche secondo. Bene, cerchiamo oggi di stare il più possibile presente nel respiro, osservare come cambia con le diverse azioni, le diverse emozioni e osservare. So today we're going to try and stay as much as we can with our breathing, see how it changes with our different actions, see how it changes with the different emotions and just really observing. Bene. Grazie. Thank you very much. Buona Pasquetta. Fatemi sapere come va questo lavoro con il respiro e torneremo nelle prossime sessioni a muoverci un po' di più anche. Ok? Let me know how these exercises go, went with the breathing, and we're going to move a little bit more perhaps in the next exercises. E grazie, ci vuole un po' di concentrazione e pazienza per questo esercizio. We need a little bit of patience, concentration for these exercises. Che fa sempre bene. Allora, buona Pasquetta, Happy Easter Monday, and viviamo questa giornata al massimo, quanto è possibile. Grazie.